quattro provette. Ognuna di esse contiene una piccola colonia di Lenipetema umile, meglio conosciuta come formica argentina. L'Inepitema umile è una formica di piccole dimensioni, con operaie di 2-3 mm e regine che vanno dai 5-6 mm. Ma non dobbiamo farci ingannare da questo fatto, perché in realtà loro hanno ben altre caratteristiche che gli hanno permesso di conquistare il mondo, letteralmente. È una guerra silenziosa che va avanti da quasi un secolo. Tutti se ne sono accorti, ma nessuno riesce a fare niente per fermarla. È la famosa ed inarrestabile invasione globale delle formiche argentine. Da anni, l'Inepitema umile, originaria del bacino paludoso del Paraná, in Sud America, un'area suddivisa tra Argentina, Brasile e Uruguay, sta letteralmente combattendo contro tutte le altre formiche e conquistando la terra. È una delle specie più invasive della storia, tanto che è stata inserita nella classifica dei 100 animali più pericolosi per l'ecosistema, insieme a Solenopsis invicta. La conquista del mondo da parte di l'Inepitema umile è iniziata alla fine dell'Ottocento, ad opera degli scambi commerciali tra il Portogallo e le colonie portoghesi del Sud America. Nel suo habitat di origine, l'Inepitema umile difende in modo molto feroce i propri formicai da qualsiasi intrusione, sia ad opera di altre colonie di l'Inepitema, sia di formiche di specie diverse. Si comporta a grandi linee come le altre formiche. Nel nuovo territorio, invece, anziché formare piccole colonie organizzate in diversi formicai in competizione tra loro, l'Inepitema umile ha cambiato strategia, trasformandosi in una sorta di esercito unito. Combattono contro ogni altra specie di formica e accolgono tutte le altre colonie di l'Inepitema umile senza badare al formicaio di provenienza. Questa strategia evita indubbiamente perdite di tempo e dispersione di energia, ed è qui che comincia veramente la guerra, la conquista del mondo. Le altre specie, anche le nostre autoctone purtroppo, sono travolte da questa nuova strategia. L'Inepitema umile, dopo il Portogallo, si è guadagnata velocemente il resto dell'Europa, quindi Spagna, Francia, Italia ed il Mediterraneo, continuando la sua corsa per gli Stati Uniti e del resto del mondo. La guerra contro questa invasione, raccontata anche da Italo Calvino nel 1952, si è rivelata un grossissimo fallimento umano. Nonostante ciò, dopo l'Europa, questa formica ha continuato la sua espansione verso il Giappone, l'Australia e la Nuova Zelanda, e continua ancora oggi. In ogni caso, come in tutte le grandi storie di guerra e conquista, ci sono casi di separazione e scismi. Esistono in realtà varie mega colonie di l'Inepitema umile, che si sono staccate dal ramo dominante e hanno dato vita a organismi semi-autonomi. È successo negli Stati Uniti e in Spagna, ma nonostante questo, l'esercito continua la sua marcia distruggendo ogni specie rivale che incontra. Si calcola che almeno 30 milioni di formiche vengano uccise ogni giorno in questa guerra senza quartiere. In questo momento, nel mondo, si stimano a grandi linee un triliardo di l'Inepitema umile. E se niente cambia, ce ne saranno sempre di più. Possiedo queste colonie da pochi mesi, ma il loro mantenimento in provetta è già molto molto difficile. Togliere il cotone per alimentarle è un'impresa, ogni volta. Ce l'ho fatta, finalmente. Sono riuscito a dar loro carboidrati e proteine senza perdite. Terminata l'impresa per alimentarle, le osservo attraverso il vetro della provetta. Si può notare che sono agitate, iniziano ad essere tante, chiuse in un ambiente ristretto come questo. Troppo ristretto.
si accaniscono contro il cotone, vogliono uscire. Le argentine sono formiche itineranti, amano spostarsi, percorrono lunghe distanze e qui sono davvero sacrificate. Per loro e per voi ho in serbo una sorpresa, un esperimento che volevo fare da tempo. Un'arena tutta per loro, dove proverò ad unire le colonie di tutte le provette. Queste quattro piccole colonie provengono da diverse zone della regione Lazio. Mi sono state regalate da un amico. Inizio col sistemare le quattro provette nei quattro angoli dell'arena, nella quale ho già inserito una provetta grande. Non posso mancare di mettere abbondante antifuga. Se scappano, sarà davvero un bel casino. Ok, si parte. Il setup è pronto e non mi resta che liberare le formiche. Tutto succede in modo veloce. Sono uscite e dopo pochi istanti di esitazione hanno iniziato a esplorare l'intero territorio. Anche le regine escono ad esplorare. Le vedo, le formiche di ogni colonia si incontrano e non c'è conflitto. Non c'è scontro o lotta. Metto in arena anche un tappo con sostanze zuccherine, quelle che ho fornito in provetta non erano sufficienti. Da un primo momento in cui si muovevano velocemente in arena, forse per il panico di ritrovarsi in un nuovo territorio, sono passata ad una fase esplorativa più calma. Sembra stiano tracciando dei sentieri che portano alle diverse provette, ai diversi nidi. Si formano gruppetti qua e là di formiche che comunicano tra loro. Forse si riconoscono come appartenenti ad un'unica grande colonia. Decido di aggiungere anche delle proteine in arena, dei pezzi di blatta. La cosa però non suscita molto interesse. In compenso, le vedo sempre più impegnate a tracciare dei sentieri
che portano alle diverse provette, ed in certi momenti si notano proprio le file che vanno da un punto all'altro. È un segno di riorganizzazione della colonia e di conoscenza del territorio. Questa è la prima parte di un piccolo esperimento che ho intenzione di portare avanti con queste formiche. La prossima volta entrerò nel dettaglio parlandovi della loro etologia e delle caratteristiche che rendono queste formiche tra le 100 specie di animali più invasive del pianeta. Le informazioni presenti in questo video sono presenti anche sul nostro sito web antsitalia.com nella sezione schede di allevamento. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.